Allo stadio Buitoni di Sansepolcro è finita 1-1 la gara tra i locali ed il Mezzolara, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie D. A passare in vantaggio erano stati gli ospiti grazie alla rete di Tommasini all'ottantesimo minuto, ma proprio all'ultimo respiro, ovvero al minuto 96, il Sansepolcro ha trovato il gol del pari grazie ad un colpo di testa di Simone Mortaro. Andiamo a sentire le dichiarazioni dei due allenatori, Marco Schenardi e Cristian Ferrante, raccolte nel post gara. Sicuramente, per come è venuto siamo stati fortunati, per l'andamento della partita credo che sia meritato, perché come loro hanno fatto difesa oltranza e nonostante tutto hanno avuto un'occasione grossa su un calcio d'angolo e ci hanno puniti alla prima disattenzione difensiva. Questo è il calcio, però ci abbiamo creduto, non facendo una grandissima partita, ma la difficoltà c'era, loro erano tutti chiusi, una squadra forte fisicamente e credo per la prima volta abbiamo incontrato una squadra che ha corso più di noi. È la prima volta che ci capita quest'anno, loro vengono da una serie positiva, ci hanno creato delle difficoltà, però il campionato è questo, è molto equilibrato, ci sono squadre attrezzate e dobbiamo avere l'umiltà e la pazienza di accettare anche partite come queste e siamo stati bravi e fortunati a portare a casa un punto. Che l'arbitro non fischia, bisogna giocare. C'è stata l'unica disattenzione difensiva di tutta la partita. Purtroppo è una squadra molto giovane che può peccare di questo. Mi dispiace molto perché ha fatto una grande prestazione. La squadra sta trovando sicurezze, l'ha dimostrato nel secondo tempo dove contro una grossa squadra, perché li ho visti giocare e hanno messo in difficoltà chiunque e hanno fatto una partita di sofferenza anche il primo tempo, perché è chiaro che ci sta a venire qua e poter anche soffrire, ma direi che il secondo tempo la squadra ha giocato, ha palleggiato, non ha mai buttato via la palla. Penso che io sia più che soddisfatto della prestazione, se non guardo il risultato poi ci sta anche di prendere gol alla fine. E noi facciamo per certi versi meglio in trasferta che in casa, perché è una squadra che gioca, tecnica, ha bisogno di tenere la palla a terra, non ha la fisicità della squadra di Sansepolcro, che può permettersi anche di giocare ogni tanto la palla su Mortaro, un giocatore di categoria nettamente superiore, ha fatto la differenza, fa reparto davanti da solo e direi che noi abbiamo 2,98 di punta, stanno crescendo tanto e sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto nell'allenamento, che ha prodotto chiaramente anche un buon risultato, perché come ha detto lei, lo firmiamo subito all'inizio, alla fine dispiace un po', ma soprattutto per i ragazzi, devo dire la verità. Sansepolcro ha giocatori che ti mettono in difficoltà sia sulla velocità che sulla fisicità, lo sapevamo, qualcosa è stato concesso, peccato, l'occasione più grossa chiaramente è stata su una situazione particolare di un retropassaggio del nostro involontario di Togni, dove hanno avuto un'occasione clamorosa, è stato bravissimo Celeste. E devo dire la verità, lì si poteva andare sotto, la partita cambiava. È vero anche che dopo abbiamo, secondo me, legittimato il vantaggio, un'occasione, ha fatto una grande parata Davide, un portiere che io ho avuto nelle giovanili della Fiorentina, è un valore aggiunto e quindi è stato bravissimo lui. E niente, io sono più che soddisfatto della mia squadra.